Raga, come ben sapete, se l'avete già visto, è uscito il sesto episodio questo pomeriggio alle 14.30. Spero di riuscire a far uscire questo video alle 18.30, quindi adesso abbassate le luci o spegnetele, mettetevi le cuffie, alzate il volume, buona visione, cominciamo immediatamente il settimo episodio. Allora, cominciamo immediatamente e continuiamo qui la nostra storia su Outlast. Allora, avevamo appena preso l'ascensore, questa specie di ascensore. Qui, vediamo se magari devo fare una ripresa per registrarla. No, ah sì, invece sì. Allora, sull'Evac Note. No, coglione. Allora, dobbiamo ingrandire, così legge meglio. Spegniamo però la torcia. È un posto fondato da sull'Evac Note, che dovrebbe essere Mino Raiola. Allora, accendiamo le luci. Allora, non so se qua ci sarà qualcuno, in quella parte qua. Attenzione, occhietti belli a ciò che vedete. Jessica. I've lost it. Proviamo a entrare in questa casa. Porca puttana! Niente, Jessica, per piacere, sei abbastanza terrificante. La tua voce è odiosa, ti uccido se ti vedo. Non so dove sei, ma mi metti in ansia. Qua si può entrare, no? Entriamo in questo. Che ansia, cazzo. Ma perché sono tutte chiuse le porte? È un dinosauro questo, eh? Raga, ho un'ansia. Allora, non so se c'è un'altra casa qua prima che potevo magari... dove potevo andare. Ho un ingresso in questa. No, niente, dobbiamo andare avanti. Jessica, per piacere, piantala perché mi sto cagando in mano. La bici di so. Oh, oh! Ma che cazzo? Come salvataggio? Qui non sono morto. Ma che cazzo, sto tornando su, raga. Ma cosa cazzo è successo? Salta. No, cazzo, sono proprio dentro. Vai indietro. È il tuo braccio questo, idiota. Ah, ma là mi sa che c'è un passaggio. Non ho parole, raga. Non ho parole. Qui a destra. Ma io non voglio andarci. Ma ci hanno appena risucchiato mille lingue. Che ansia che ho. Oh, ti prego, Blake. Chi è che l'ha detto? Oddio. Ti prego, dov'è? Dove devo andare? Oddio. A scuola. Raga, si è ritornati a scuola. Di nuovo. Di nuovo. No. Ma perché mi continua a chiamare? Questa non si apre. Allora, vediamo se si apre l'altra porta dall'altra parte. Qui non c'erano mai pile in quella classe qua di merda. Chi cazzo è? Oddio, raga, si sta rompendo la videocamera. Non mi permette di registrare. Oddio. Tu hai paura, io no? Che ansia, raga, seriamente devo andare lì. Queste porte, sì che si apre, ti prego. Ma che palle, vi odio tutti, oddio. No, questa no. Ma no, vi prego, no. Gli infarti domenicali. L'armadietto di Jessica. Prendi. No, oddio. Raga, questo c'ha della demo, mi sa. Mamma mia, che ansia, li odio. Odio il mondo in questo momento. No, non voglio girarmi. Ma non c'è nessuno. Una pila, buono. Dai, che palle. Ma chi minchia è che ride? Raga, mi sa che devo andare avanti ancora.
Mi sa che però qui potrei ascoltare le voci. Potrebbe servirmi qua. Per capire un po' cosa sta succedendo più che altro. No, togliamolo perché si scarica immediatamente. Oh, mamma mia, che ansia. Dove cazzo devo andare? Dove devo andare? Non dimmi che si apre qualche porta, che prima non si apre. Toglila. Raga, ma seriamente, dove devo andare? Dove? Tutto bloccato. I rumori si fanno sempre più forti e ho sempre più ansia. Che palle di nuovo qua dentro. Io ci vado un po' di in velocità. Jessica. No, devo ricaricare la pila. Dove cazzo è? Jessica, t'ho vista. Oddio. C'è niente qua, un ufficio di merda senza una pila neanche. Oh. No, qua c'è qualcosa, una benda. Questa mi serve. Qui, nada che ci importa. Con la finestra qua si apre. No, niente. Jessica, dove sei andata? Jessica! Una TV? No, raga, no, vi prego, no. No. Oh God. No. Yes. Togli la luce. Raga, non ho parole. Mi sa che tra un po' ci conviene riascoltare tutto. Io sto provando a ingrandire e avvicinarmi piano piano. Porca puttana. Fuck. Chi cazzo sei? Cosa cazzo sei? Cosa cazzo sei, fratimo? Cosa sei? Cosa cazzo sei? No, seriamente. Devo passarci da qua? Ah! Via. Boh, non c'è più. Porca troia. Oddio! No, io non voglio venire! No! I'll bleed you in the yard! Raga, questo non è la demo. Questo non è la demo, c'è da correre adesso. C'è da correre. Oddio, un altro! Porca puttana, ti togli dalle palle! No, mi ha trafitto un coltello gigante in testa, quindi non sono riuscito a togliermi dalle palle. Cioè, lui doveva togliermi. Vabbè, avete capito. Qua era buona parte della demo. Quindi di qua, senza farci beccare. Vai. Corri. Non so dove andare però adesso. Oddio, ma qua sono tutti corpi, tutte cose strane. Mamma mia. Dai, apri a caso. Sto andando molto a caso, raga, scusatemi. Ma non so sincero. Ma vaffanculo. Dov'è? Oddio. Ma non c'è una via d'uscita qua? È qua. Salta! Passa sotto! Non so se... No. Ma io non voglio niente! No! Ma spo! Niente, con calma. Dobbiamo scappare e non è questo il punto giusto per scappare. Vai, andiamo di nuovo. Dai, no, che cazzo ho fatto? Ho sbagliato tanto. Chiudi? No! Grande Kun. Grandissimo. Corri, devo andarci per forza da qua. È qua, idem, devo andare. Vai, anche da qua, è per forza. Ah, qua c'è la porta. E che era bloccata però. Stai giù. Se non mi vede magari. Ti prego, non guardarmi. Oddio. Dai, spostati. Ma poi non vuoi farmi fuori, secondo me. Dai, sposta. Ma che palle. Che sto odiando questa parte, la sto odiando. Comunque non mi sono fatto i capelli stamattina e si vede. Allora, di nuovo, fuori. E adesso sei qua, chiudi la porta. Chiudila. Ok, così lo rallentiamo. Andiamo di qua. Salta. Allora, secondo me da qua non c'è un'altra uscita per forza. Chiudi. Dove cazzo devo andare però? Cosa c'era scritto qua?
Dove devo andare? Dove devo andare? Dove? Ah, qua sotto! Vamos, vamos! Cazzo, no, vamos un cazzo qua. Proprio vamos niente. Dimmi, oh no! No, no, raga, qua sotto io non ci sto. Ma vai più forte! Vai più forte! Mamma mia, come strescio be... No, ce n'è un altro lì. Come fa a essere lì? Vieni di qua. Vai, vai di qua, vai. Vai che usciamo fuori. Spero almeno. Dai, ti prego. No. Dai che siamo fuori da qua. Doglio cozzo. No, no, niente. Ragazzi, è riuscito ad uscire. Vado in questa casa. Chiudo la porta. Chiudi la porta. E adesso? Qua, no raga, mi sa che il percorso è quello giusto. Guai a questa città dannata. Ragazzi, siamo riusciti a sfuggire. Okay. Siamo riusciti ad andarcene. Che cazzo è qua? Mamma mia. Oddio. Però non entrano. Cioè, non possono entrare. Quindi la cosa è buona. Quanti morti. Salvataggio. No. No, stai giù. Dai. Mamma mia. Raga, siamo riusciti a non farci beccare. Se n'è andato. Dobbiamo andarcene da qua per forza. Alzati. Alzati bene, cazzo. Vai giù. No. Apri. Ma porca puttana, quelle cazzo di porte le deve aprire per forza veloce. Ti prego, non venir di qua. Ti supplico. Ti supplico, non venire entrare in questa stanza. Non mi muovo. Remix per interagire. Ok, se n'è andato. C'è una porta qua? Non è una porta. Però non ci hanno visti. Ed è un'ottima cosa. Che cazzo è? No. Scusa anche tu. Vai. Stai qua, cazzo, in mio camera e corri. Adesso sì, mi serve. Apri. Chiudi. Dove devo andare adesso? Ti prego. No. No. Fai qualcosa. Ma sposta. È un fuggi questo episodio, eh? Avete visto che non c'è altro da fare che correre, perché non possiamo fare nulla. Allora, qui abbiamo capito cosa dobbiamo fare. Dobbiamo andare giù. Perfetto, nascosto. No. Porca puttana. Non mi ha visto, eh? Però non mi puoi prendere, secondo me. Dai, prova. Ok. Ma mi avevi visto? Poi hai detto, no cazzo, non è vero, non è lui. Aspettiamo ancora un attimo. Vai via dalle palle. Perfetto. Allora. Ok, dobbiamo rientrare qua, secondo me. Per forza. Chiudi. Piano. Dimmi che c'è qualcosa che posso fare. Nasconditi dentro. Oppure posso interagire con questo, spostandolo, penso. Penso chiudendo la porta. Buono. Però non ho fatto granché. Non è che mi sia servito tanto, eh. Proviamo ancora. Ma non so se serva sta cosa. Perché poi io come cazzo esco? Come esco da qua? Ah, ma qua c'è una porta. Che è chiusa, vaffancuore. Mi sa che ho fatto una boiata, raga.
mi sa che ho fatto una cazzata, perché appena secondo me lo sposto e provo ad uscire, mi beccano loro, no? Dovrebbe essere proprio così la faccenda. Nasconditi. Veloce, 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 veloce. Ascoltiamo. Non sembra esserci nessuno, però. Non sembra esserci nessuno. Ah, potevo chiuderla comunque anche questa porta. Che ansia. Apro. Apriamola. Sta venendo su. Cozzo. Dai, via, via. Dentro, 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 dentro. Stavolta mi ha visto. Stavolta non mi ha visto, però. Adesso entra. Mamma mia. Raga, dobbiamo riuscire ad andare via da qua. Per forza. Non possiamo farci beccare. È qua dentro. Raga, è qua dentro, lo sentite. Ti prego, vattene. Boh, non c'è più nessuno. Secondo me non c'è più nessuno adesso. Mamma mia. Oddio, ho visto la luce. Eccolo là. Dai, è piano. Vattene. Vai, 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 vai. Porca puttana, è ancora. Muoviti, cazzo, nasconditi dentro l'armadietto. Come ha fatto a non vedermi quello? Ma poi come cazzo faccio a passare se c'è lui in mezzo? Raga, devo ascoltare, devo soltanto ascoltare. Sentite le voci. Però non capisco se sono qua dentro o sono fuori. Secondo me a sto punto sono fuori. No, no, no. Nasconditi. Nasconditi. Dai, dai, ma che pirla. Che pirla. Oddio, faccia la merda. Fammi uscire, fammi uscire. Ti prego, ti prego. Non capisco un cazzo. Che palle. Raga, scusate. È un po' un episodio un po' così questo, eh. È un episodio un po' di merda. Dai giù, vai giù, vai. Vai, nasconditi. Sì, questo qua è tutto incazzato. Adesso non ci andiamo immediatamente. Però, secondo me, la cosa giusta era quella da fare. È aspettare che il tizio venga su. E poi andare là. Però non capisco quanti sono. Vedi, io mi avvicino e il tizio sale. Poi andiamo dentro. Aspetta. No, possiamo nasconderci anche qua. Senza andare là. È vicinissimo, raga, è vicinissimo. È veramente vicino. Però ansia. Vattene, dai. Apri la porta accanto. Cosa? Cosa? Perché stai illuminando l'armadietto? Mamma mia. Mamma mia, è qua che parla. Che ansia. Dai, vattene, cazzo, vattene, vattene. Ho paura che apra qua da un momento all'altro, raga. Sta parlando, cioè lui vorrebbe tipo parlare con... Se n'è andato dentro. Ha aperto la porta. Secondo me è il momento. Vai, vai, anche se t'ha visto, vai, vai. Vai giù, vai giù. Accendi. Accendi che non vedi una minchia. Vai. No, no, raga, ho capito.
Ho capito. Devo spostare questo. Non posso farlo adesso, ma ho capito. Ok, c'è l'uscita lì. Vamos, cazzo. Allora, raga, abbiamo capito ciò che dobbiamo fare. Dobbiamo soltanto non farci beccare, che è una cosa comunque fattibile. Però secondo me il fatto di entrare nelle altre stanze, secondo me è anche una mezza perdita di tempo. Vai. Vai. Allora, raga, io ci provo giù già da subito. Ciao, 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 ciao. Ma alzati, pirla. Chiudi. Perfetto, chiusa quella porta. Dai, dai, muoviti. Spingi. Spingi, 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 spingi. Spingi, basta. Dai, 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 che ce l'abbiamo fatta. Dai che siamo fuggiti. Dai, dai, meno male, meno male. Meno male. Basta, però, secondo me. Oddio. Oddio. Ma che cazzo è, raga? È una tipa ed è viva. Ditemi che posso far qualcosa. Allora, andiamo ad ascoltarci le cose che ha detto. Cioè, che ha pensato in tutti i racconti vecchi che non abbiamo fatto. Allora, no, questi qua non ci importano, li abbiamo già visti. Ok, riproduciamo questo. Temple Gate. Temple Gate. Founded by Sullivan Noth, the modern Ezekiel. Il moderno Ezekiel. Knives sharp for the enemy. Ok, questo l'abbiamo visto. Qua perché non c'è niente? Cosa cazzo? E adesso questo. I guess this is where the magic happens. Dove avviene la magia? Chairs for an audience to watch. I only saw her afterwards. I couldn't have. Allora, vediamo se riusciamo a far qualcosa. Però è viva. Mamma mia, che brutta immagine. Mamma mia, che brutta immagine. C'è qualcosa che possiamo fare qua dentro? Mi sa che non possiamo dargli neanche una mano, raga. Quindi mi sa che ci tocca andare avanti spingendo questa. Dai. Ok. Mamma mia, che ansia. Chi cazzo c'è? What the fuck is this? Oddio. Oddio. Se vado avanti di ancora un... No, no, stavo... Volevo tentare il suicidio. Scusate, dopo tutte quelle cose che ho visto me non sarei meritato un suicidio. Sto scherzando, ho sbagliato. Volevo capire se potevo tipo agganciarmi. Allora, vai, andiamo. Adesso ritorneremo nella stanza dove c'è la tizia. Ok, andiamo avanti. Però non ho capito come posso fare per superare quell'ostacolo qua. Adesso è un po' un casino. A meno che... Ah, di qua, di qua. Ok. Ah, shit. Merda davvero. Se cadi, sei finito. Cioè, capito che se scivoli di mezzo piede, sei morto? Ok, che c'è il salvataggio, quindi ricominceremo da qualche istante prima di questo boss. Però hai capito che devi stare molto attento. Raga, ho un'ansia. Non è che arriva qualcuno da lì? Qua c'è qualcosa da leggere. No, raga, no. Dio sa ciò che ho fatto e mi obbliga a riviverlo nei momenti di debolezza e paura. Non è colpa di sé, Giuda non sapeva nuotare, nel fatto che mi disdelasse tanto. Lo avrei salvato se fossi stato abbastanza forte. Non dubito di te, oh Dio, ma ti prego di risparmiarmi la sofferenza di tali sogni, anche quando sono sveglia. Non posso continuare a vederlo affogare. Accetta la mia morte come penitenza, perché sono da poco incinta del figlio di Papa Snoot e prostrata da dolori mai provati prima. Il bambino che porto in grembo deve essere sicuramente il maligno, a giudicare dagli incubi e dall'agonia che mi tormentano, sempre tua. Porca puttana. No, la luce mi serve. Raga, al prossimo salvataggio ci fermiamo. Ti prego, dimmi che è qua. Non è ancora qua. Salvataggio, sì. Raga, direi di fermarci qua. Prendiamo questa bellissima batteria e ci fermiamo qui, perché secondo me siamo quasi intorno alla mezz'ora. Raga, il video è finito, spero non duri veramente mezz'ora, perché altrimenti non uscirà mai per le 18.30, comunque ci proverò, al massimo uscirà per le 19, comunque rimanete sintonizzati sul canale.
sta cosa potevo anche non dirlo. Comunque raga, adesso è tutto, lasciate un bel pollice in su, un bel commento, fatemi capire se ci siete, hashtag viva la patata che avete visto nello scorso episodio sicuramente, quindi scrivetelo anche qui sotto se ne siete accorti di quegli hashtag che apparivano ogni tanto nel video. Comunque adesso è tutto, noi ci vediamo domani con un prossimo video e se raggiungiamo i 500 mi piace in questo episodio proverò a portarvi altri due episodi domani. E da maggio, magari non domani perché è festa, non lo so, comunque da maggio tornerà anche FIFA. Rimanete sintonizzati.